Ciao Mari. Ciao. Cosa stai facendo? Sto consultando il programma del Bilbul Bull, Festival Internazionale di Fumetto, che si tiene proprio questo weekend. Bello, non vedo l'ora. Ha una condizione. Devi riuscire a dire molto molto velocemente Bilbul Bull, Bilbul Bull, Bilbul Bull. Bilbul Bull, Bilbul Bull, Bilbul Bull. Siamo pronti per esplorare la mostra. Ha come oggetto gli ultimi 15 anni dell'Accademia. Il tema di questo Bilbul Bull qual è, Elettra? Lo spaesamento, quello che provo io da molto tempo a questa parte. Io sono Luisa Torchio, sono l'autrice di Sabine il mondo della magia, nella collana Tipi Tondi, della casa editrice Tunue. Perché la scelta di illustrare proprio un libro per bambini? Questa cosa, secondo me, è partita dall'idea di seguire un po' una linea tracciata, per esempio, nell'editoria francese. E serve anche a abituare alle persone alla lettura dei fumetti. Per me Bilbul Bull è Bologna. Sono Lorenzo Ghetti, ho frequentato l'Accademia di Belle Arti, il corso di fumetto e illustrazione e il biennio specialistico e sono uno degli 8 studenti esposti con la mia tesi del biennio che è To Be Continued, un fumetto online che ho fatto per qualche anno mentre studiavo qui all'Accademia. E infatti noi vogliamo parlare proprio di To Be Continued, che è un fumetto che sicuramente è particolare, si nota, perché hai cercato un attimo di bridarlo con le potenzialità del web, di internet. Mio caro amico è web designer, l'abbiamo lavorato a quattro mani, come se fosse stato il mio tipografo, ma per la pubblicazione online. Abbiamo lavorato insieme di episodio in episodio. La sfida sicuramente è la questione tempo, una serie di episodi, usciva un episodio a settimana e noi dovevamo farlo in una settimana. Per te Bilbul Bull è... È un po' casa, perché è tanto che lo frequento, è tanto che ci lavoro, per me è la mia seconda famiglia. Allora, siamo qui per una mostra particolare, quella di Vanna Lagbè. Si tratta di un'artista assolutamente sui generis, il cui padre è del Benin, la mamma francese, che ha pubblicato nel 2012 un'opera centrale per la sua poetica, ossia Negri Gialli e altre creature immaginarie. Tratta il tema dell'oppressione razziale in modo assolutamente antiretorico, però allo stesso tempo molto vivido. Siamo a metà strada, ci stiamo spostando verso il TPO, via Casarini, dove si svolgerà la seconda parte della nostra serata. Senti elettrizzata? Molto, sono un'elettra elettrizzata. Siamo arrivati al TPO per l'aperitivo speciale organizzato da Canicola Edizioni. Sarà un fantastico finale. Stiamo andando a intervistare Silvia Vecchini e Sualzo. Non perdetevela perché sarà un'intervista di fuoco. La loro graphic novel 21 giorni alla fine del mondo parla di un doloroso ma necessario percorso di crescita. Io mi chiamo Silvia Vecchini, scrivo libri per bambini, ragazzi, libri di poesie, narrativa, ma anche fumetti, e quando scrivo fumetti li scrivo con lui. Certo, il disegno materiale lo faccio io, però dietro il disegno c'è un'idea, cioè che non sempre è la mia idea grafica, e come in un dialogo non sempre è quello che aveva scritto, ma è il risultato di un lavorio più che di un lavoro. Se dovesse descrivere 21 giorni a una persona che non sa nulla. È la storia di un percorso per una via, diciamo, obbligata, e la coscienza che i protagonisti hanno che per arrivare in un punto bisogna passare per la strada che porta a quel punto. I grandi hanno questa rivelazione che non sono ancora cresciuti nemmeno loro, e quindi è un momento di passaggio anche per i grandi. Per voi Bilbul Bull è? È un momento molto fertile, si torna a casa con un sacco di cose che sono passate per gli occhi, per il cuore, per le orecchie. Allora, noi non molliamo un colpo e andiamo al DAS, dove c'è Chris Reynolds, che è l'autore di una graphic novel distopica dal titolo Il mondo nuovo. Dunque sì, a questo punto siamo pronti per andare verso la nostra prossima meta, però, cioè, prima cibo. Tutti voi che state vedendo il video, siete invidiosi di Elettra in questo momento. Siamo all'inaugurazione della mostra di Nora Krug, una retrospettiva dedicata all'artista tedesca. Nora Krug è balzata agli onori della cronaca per aver pubblicato Heimat, una graphic novel edita da Einaudi, in cui si racconta la sua ricerca personale, che affonda le sue radici nella Germania nazista.
noi vediamo una luce verde, come se fosse notte. Ecco, forse così già un po' meglio. Su queste note finisce il nostro Bilbul Bull. Speriamo che vi sia piaciuto. Beh, raga. Ciao. Ciao.